alla elezione del Presidente e poi a seguire del Vicepresidente della Commissione Bilancio. C'è qualcuno di voi che mi vuole indicare? Prego, consigliere Cairo. Prego, prego, prego. Vado? No, è uguale, uno cambia, è uguale, vai. Vai Paolo, vai. Stiamo parlando sulla proposta del Presidente della Commissione Bilancio, vero? No. Allora, io propongo il consigliere Tramacere, atteso la professionalità ormai consolidata del settore oltre che quella politica. Quindi propongo alla Commissione di nominare come Presidente il Consigliere Tramacere. Grazie, grazie. Allora, a questo punto, visto che c'è stata l'indicazione del Presidente, invito tutti i colleghi a esprimere il loro voto, anche ritengo per immediatezza con per alzata di mano, in modo tale che procediamo. Intanto per alzata di mano e poi eventualmente vediamo se c'è qualcuno. Ok, perfetto, non possiamo fare per alzata di mano, facciamo l'appello. Dopo, il dopo, il Presidente, dopo. Cairo Paolo, ok. De Matteis Antonio, favorevole, no? Favorevole. De Matteis Marco. Favorevole. Dell'Anna Claudio. Favorevole. Di Guonzo Loredana. Astenuta. Enrique Setonia. Fagiano. Fiore Andrea. Foresio Paolo. Fragola Massimo. Gnoni Cristian. Greco Gianmaria. Fabrizio Lupo Sofia. Favorevole. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Pagliara Gianmarco. Pasquino Andrea. Coso Alessio. Rotundo Antonio. Russo Luca. Salvemini Carlo Maria. Delega della Giorgia. Signore Sergio, Tramacere Oronzino, favorevole. Ok, allora con 21 voti favorevoli e 4 astensioni del PD viene eletto Presidente Ronzino Tramacere. Prego, Presidente. Ronzino, devi venire qui.
Presidente, firma lì qua. Devi soltanto indicare. Buongiorno a tutti, l'ho già detto. Allora ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi avete dato e spero di fare un buon lavoro per tutti quanti. E chiedo ai consiglieri di maggioranza se hanno qualche preferenza per la vicepresidenza di questa commissione. Sì. Noi indichiamo come vicepresidente Paolo Cairo. Allora, per alzata di mano, vediamo se siamo tutti d'accordo. Alziamo le mani, chi è d'accordo? Pure tu, Cairo, sei d'accordo? Va bene, astieniti. Allora, sono contento che è stato nominato o indicato Paolo Cairo, perché pure lui, come me, è del settore, è molto preparato. Grazie a tutti, grazie Paolo. Allora, la seconda commissione. Allora, prepariamoli una volta per l'altra, non sei, tanto in pochi minuti facciamo una e l'altra. I componenti della COSU dove stanno? I componenti ce li hai tutti? Perfetto. Okay. Allora, Presidente, cortesemente. Presidente, mozione d'ordine. E credo che la votazione del vicepresidente sia del tutto incompleta, perché ha detto chi è d'accordo alzi la mano, poi non ho sentito chi non è d'accordo alzi la mano o chi si è astenuto alzi la mano. Quindi non so che cosa si registra. Chiedo che per rendere legittima l'elezione del collega Cairo bisogna rivotare e bisogna risulti a verbale chi ha votato a favore, chi ha votato contro e chi si è astenuto, o comunque chiedere l'indicazione di voto, cosa che non è avvenuta. Vabbè, rivotiamo. Allora, chi è d'accordo per la... Allora, votiamo per la vicepresidenza Paolo Cairo. Bodrugno Maurizio. Bronek Bianchievici. Paolo Cairo. Antonio De Matteis. Marco De Matteis, Claudio Dell'Anna, Loredana Di Cuonzo, Toni Enriquez, Monica Faggiano, Andrea Fiore, Paolo Foresio, Massimo Fragola, Cristi Agnoni, Gianmaria Greco, Sofia Lupo, Carlo Mignone,
Giovanni Occhineri, Gianmarco Pagliaro, Andrea Pasquino, Alessio Poso, Antonio Rotundo, Russo Luca, Carlo Maria Salvemini, delega della Giorgia, Sergio Signore, Oranzino Tramacere, favorevole. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con 14 favorevoli e 11 astenuti viene nominato vicepresidente Paolo Cairo. Senti, quella mintime la M a mia, non c'è. Allora, cortesemente, se vi avvicinate per firmare la presenza, per favore. Allora, Pasquino Andrea, a seguire, Tramacero Ronzino, fermati. Lo faccio girare? Va bene. Allora, porta Andrea. Dai, facciamolo girare, dai. No, devono alzarsi, va bene. Io non posso lasciare della forza nessuno. Mettiamole così chiaro. Questa cos'è? Facciamo problemi per le cacate, per le cose.
Allora, possiamo procedere per quanto riguarda la seconda commissione. Traffico, trasporti, mobilità, viabilità, parcheggi, polizia municipale, protezione civile. Chiedo sempre al gruppone di maggioranza qual è l'indicazione sul presidente. Si può? Ok. Io per questa commissione proporrei Luigi Quartacolosso alla presidenza. Ok. Procediamo quindi, preso atto di quella che è la proposta del consigliere Botugno, a votare per l'elezione del presidente. Tramaraciere Olonzino. De Giovanni Fabiola. Fragola Massimo, Poso Alessio, Panchievich, Mignone Carlo, Pagliara Gianmarco, Greco Gianmaria, Russo Roberto, Russo Luca, Botrugno Maurizio, Quartacolosso, Pasquino Andrea, Dell'Anna Claudio, Lupo Sofia, Foresio Paolo, Signore Sergio, Rotondo Antonio, Di Guonzo Loredana, Miglietta per delega di Salvemini, Della Gioggia Sergio, Gnoni Cristian, Occhineri, Fiore Andrea, De Matteis, Marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora, con 14 voti viene eletto a presidente il collega Quartacolosso. 14 voti favorevoli e 11 astenuti. Prego. Grazie a tutti i colleghi per la fiducia e a questo punto vediamo per il vicepresidente se c'è qualche proposta da parte dei colleghi della maggioranza. Prego. Sì, presidente, proponiamo Sofia Lupo alla vicepresidenza di predetta commissione, grazie. Bene, grazie. Ok, procediamo all'appello. Pasquino Andrea. Assente in questo momento. Tramaciere Oronzino. De Giovanni Fabiola. Fragola Massimo. Alessio Poso. Bronek Pankevic. Mignone Carlo, Pagliaro Gianmarco, Greco Gianmaria, Roberto Russo, Paolo Cairo,
No, c'è Luca Russo. Luca Russo. Ah, ok, Paolo Caero no. Sì, sì, Luca Russo. Ecco, ok. E Luca Russo. Scriviamolo però che Luca Russo. Maurizio Botrugno. Quarta Colosso Luigi. Dell'Anna Claudio. Lupo Sofia. Foresio Paolo. Signore Sergio. Rotundo Antonio. Di Consolo Loredana. Salvemini Carlo Maria. La delega Miglietta. Della Giorgia Sergio. Gnoni Cristian. Occhineri Giovanni. Fiora Andrea. De Matteis Marco. Quindi con e Pasquino è ancora assente? Assente, la votazione okay. Uno, due. Dove stanno? Okay. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Con 13 favorevoli, quindi nominata vicepresidente Sofia Lupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 astenuti. Grazie. Allora, dove sta? Dai, dai, da sto coso, mettete qua che c'è più spazio. Qual è quella? Allora.
se cortesemente i colleghi prendono posto, così procediamo alla elezione del presidente della terza commissione consigliare urbanistica, edilizia, residenziale pubblica, centro storico, marine, borghi e villaggi. Mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, cortesemente qualcuno dei consiglieri intende indicare il presidente della commissione urbanistica, cortesemente? Proponiamo Paolo Cairo alla presidenza. Grazie. Procediamo quindi all'elezione del presidente della commissione urbanistica. Botrugno Maurizio, Bronek Panchievich, Cairo Paolo, De Giovanni Fabiola, De Matteis Antonio, De Matteis Marco, Dell'Anna Claudio, Della Giorgia Sergio, Di Cuonzo Loredana, astenuto, no? Faggiano Monica, Fiore Andrea, Foresio Paolo, Fragola Massimo, Gnoni Cristian, Greco Gianmaria, Lupo Sofia, Mignone Carlo, Occhineri Giovanni, Pagliaro Gianmarco, Pasquino Andrea, Poso Alessio, Rotundo Antonio, Russo Roberto, Miglietta per delega Salvemini, Tramacere, allora con 14 voti favorevoli viene eletto presidente Paolo Cairo, 11 sono state le astensioni. Grazie. Prego Paolo. L'altro tabulato per Paolo, no? Vabbè, poi la vediamo, dai. Grazie consiglieri e vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato. Passiamo alla votazione del vicepresidente della terza commissione consigliare urbanistica, edilizia residenziale pubblica, centro storico, marina, borghi e villaggi. Ci sono proposte in tal senso per il vicepresidente della commissione? Per il vicepresidente della commissione proponiamo Tramacere, il collega Tramacere. Ok. Allora passiamo alla votazione. Botrugno Maurizio, Bronek Panchievich, Cairo Paolo favorevole, qui te lo riporto, ce l'ho preso. De Giovanni Fabiola, De Matteis Antonio, De Matteis Antonio,
De Matteis Marco, Dell'Anna Claudio, Della Giorgia Sergio, Della Giorgia, assente? Assente, assente, assente? Ah, stai nudo, ok, ok, ok. Scusate, non vi ho sentito. Di Cuonzo Loredana, Fagiano Monica, Fiore Andrea, Foresio Paolo, Fragola Massimo, Gnoni Cristian, Greco Gianmaria, Lupo Sofia, Mignone Carlo, Occhineri Giovanni, Pagliaro Gianmarco, Pasquino Andrea, Pasquino, assente? Poso Alessio, Rotundo Antonio, perché qua è cancellato Russo Roberto? Russo Roberto? Cioè? Russo Roberto! Miglietta, Tramacere Oronzino, con 13 voti favorevoli e 8 astenuti e 4 consiglieri, scusate, ho sbagliato, astenuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con 14 voti favorevoli dichiaro eletto vicepresidente della commissione urbanistica, terza commissione consigliare, il consigliere Tramacere Oronzino. Allora, possiamo procedere adesso con la commissione lavori pubblici. Allora, cortesemente, i componenti, dove stanno le firme? Dammi. Allora, cortesemente, se vi avvicinate per la firma, per favore.
ragazzi, cortesemente abbiamo fatto un po' di pausa, proseguiamo con i lavori, per favore. Andrea, cortesemente. Antonio Rotundo, anche se stai mangiando, proseguiamo cortesemente. Sì, sì. Perfetto, anticipato il voto, l'onorevole. Detto ciò, non sapendo neanche chi proponiamo, è un veggente, l'onorevole. È un veggente. Allora, sempre i colleghi di maggioranza, Commissione Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Patrimonio, Servizi Cimiteriali. Cortesemente. Andrea, stai proponendo? Prego. Lavori Pubblici, no? Io propongo il consigliere Roberto Russo. Roberto? Sì. La maggioranza quindi indica Roberto Russo a presidente della Commissione dei Lavori Pubblici. Procediamo. Dammi la cosa per riposo. Botrugno Maurizio. Cairo Paolo. Paolo. Cataldo Lara. Dell'Anna Claudio. De Matteis Antonio. De Matteis Marco. Faggiano Monica. Fiore Andrea. Foresio Paolo. Fragola Massimo. Gnoni Cristian. Astenuto. È assente? Sì, assente. Lupo Sofia. Miglietta Silvia. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Pagliara Gianmarco. Pasquino Andrea. Poso Alessio. Quarta Corosso. Rotundo si è già espresso, astenuto. Russo Luca. Russo Roberto. Della Giorgia per delega Salvemini. Signore Sergio. Tramacero Lonzino. Allora, con 10 voti favorevoli e 10 astensioni viene eletto presidente il collega Russo. Prego. Allora, Roberto, tu devi soltanto... Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato questa possibilità. Allora, procediamo alla votazione del vicepresidente, se ci sono delle indicazioni da dare. Io proporrei il consigliere Alessio Poso. Allora, consigliere Alessio Poso, procediamo per votazione. Botrugno Maurizio. Paolo Cairo. Lara Cataldo. Dell'Anna Claudio. De Matteis Antonio. De Matteis Marco. Monica Faggiano. Fiore Andrea.
non c'è? Assente. Assente, ok. No, scusa, questo era Paolo Foresio, Massimo Fragola, Gnoni Cristian, Luca Sofia, Silvia Miglietta, Mignone Carlo, Occhinelli Giovanni, Gianmarco Pagliaro, Andrea Pasquino, Poso Alessio, Quarta Luigi Colosso, Antonio Rotundo, Luca Russo, delega della Giorgia per Carlo Salvemini, Sergio Signore, Tramacero Ronzino. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8. Col 13 favorevoli e 9 astenuti, vicepresidente della quarta commissione, Alessio Poso. Grazie. Grazie a tutti. Colleghi, venite a firmare per favore.
Consigliere Pasquino, chiedo scusa se ne approfitto. C'è qualcuno dei colleghi fuori, se li possiamo chiamare per favore? Cortesemente prendiamo posto, altrimenti non finiamo oggi, finiamo forse domani. Quindi cortesemente, se ci accomodiamo, diamo corso ai lavori. Allora, colleghi, colleghi consiglieri di maggioranza, cortesemente, c'è un'indicazione sulla presidenza della Commissione Servizi Sociali? Cortesemente? Sì, allora, indichiamo la collega Enriquez come presidente della Commissione. Grazie. Procediamo quindi, su indicazione dei colleghi di maggioranza, alla votazione per eleggere il Presidente della Commissione Servizi Sociali. Cataldo Lara. Dell'Anna Claudio. De Giovanni Fabiola. De Matteis Marco. Della Giorgia Sergio, di Cuonzo Loredana, Enrico Etonia, Fiore Andrea, Foresio Paolo, Gnoni Cristian, delega De Matteis, Greco Gianmaria, Lupo Sofia, Miglietta Silvia, Miglietta Silvia, assente un momento. Mignone Carlo, Occhineri, Pagliaro Gianmarco, Panchievich Bronek, Pasquino Andrea, Poso Alessio, Quarta Colosso Luigi, Rotundo Antonio, Russo Luca, Russo Roberto, Signore Sergio, cioè Signore Sergio, astenuto, Tramacero Ronzino, con 14 voti favorevoli e 10 voti di astensione viene eletta Presidente della Commissione Servizi Sociali Tonia Enriquez. Grazie Presidente, ringrazio tutti per la fiducia assegnatomi e buon lavoro a me e a voi. Allora, per la nomina invece del vicepresidente avete proposte? Grazie. Prego. Sì, proponiamo il collega Gianmaria Greco come vicepresidente. Okay. Grazie. Iniziamo con la votazione. Cataldo Laura. Lara. Dell'Anna Claudio. De Giovanni Fabiola. De Matteis Marco.
della Giorgia Sergio, di Cuonzo Loredana, Enrico Ezzetonia, astenuta, e favorevole, scusate, Fiore Andrea. Fiore Andrea, assente? Ok. Paolo Foresio. Poi qui abbiamo delega alla Gnoni Cristian, delega De Matteis Antonio. Toni. Greco Gianmaria. Lupo Sofia. Voce per favore. Silvia Miglietta. Assente. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Pagliaro Gianmarco. Pankiewicz Bronek. Pasquino Andrea. Poso Alessio. Quarta Colosso Luigi. Rotundo Antonio. Astenuto, ok. Russo Luca. Russo Roberto. Sergio Signore. Tramacero Ronzino. Allora, io qui. Qui firmo per errore? Firmo, io l'ho fatto. Assomai, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 la mia, è questa che è sbagliata. Ok, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assenti 2. Allora, concludiamo con esito della votazione, 14 favorevoli, 9 astenuti, 2 assenti, viene nominato vicepresidente il consigliere Gianmaria Greco. Grazie. 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 Colleghi, cortesemente procediamo con la commissione attività produttive, per favore.
Siamo arrivati a metà, sesta commissione. Colleghi consiglieri, cortesemente, poco poco di pazienza, gentilmente, poco poco di pazienza. Silvia, per favore. I colleghi di maggioranza hanno da indicare quale presidente un loro nominativo? Sì, presidente. Propongo un consigliere giovane, ma bravo, già bravo, molto anziano, bravo. Il consigliere Bronek Pankiewicz. Ok, perfetto, perfetto. Allora, indicato il consigliere Bronek Pankiewicz. L'elenco per le votazioni. Procediamo quindi a eleggere il presidente della Commissione Attività Produttive, Botrugno Massimo. Cairo Paolo. Cataldo Lara. Dell'Anna Claudio. De Matteis Antonio. De Matteis Marco. Della Giorgia Sergio. Enrico Ezzetonia. Faggiano Monica. Di Conso per delega Fiorandrea. Foresio Paolo. Paolo. Fragola Massimo. Gnoni Cristian. Lupo Sofia. Miglietta Silvia. Occhineri Giovanni. Pagliaro Gianmarco. Pankiewicz Bronek. Pasquino Andrea. Quarta Colosso Luigi. Rotundo Antonio. Russo Luca. Russo Roberto. Sergio Signore. Tramacero Ronzino. Con 14 voti favorevoli e 10 voti di astensione viene eletto presidente il collega Pankiewicz. Prego, collega. Grazie a tutti innanzitutto per la stima e la fiducia riposta nei miei confronti. Chiedo ai colleghi di maggioranza se hanno un nome da proporre per la vicepresidenza della sesta commissione. Sì, presidente, e proponiamo Claudio Dell'Anna. Allora possiamo procedere alla votazione per il consigliere Claudio Dell'Anna. Botrugno Massimo. Paolo Cairo. Cataldo Lara. Dell'Anna Claudio. De Matteis Antonio. De Matteis Marco, della Giorgia Sergio, Enrico Estonia, Faggiano Monica, Fiore Andrea, delega di Conso. Foresio Paolo, Fragola Massimo. Gnoni Cristian, assente. Lupo Sofia. Miglietta Silvia. Occhineri Giovanni. Pagliaro Gianmarco.
Pasquino Andrea, Quarta Colosso Luigi, Rotundo Antonio, Russo Luca, Russo Roberto, Signore Sergio, Tramacere Oronzino, io mi sono astenuto, quindi sono 13. Ah, ok, allora inserisco come 14. Ok, no, io non. Ok. Esito della votazione: voti favorevoli 14, astenuti 10. Nomino vicepresidente. Manca uno. Assente, abbiamo Gnoni Cristian. No, ci siamo, Gnoni è assente, risulta assente, non ci sono delle, quindi ci siamo come numero. Nomino vicepresidente Claudio Dell'Anna.
Colleghi consiglieri, cortesemente andiamo avanti con i lavori. Colleghi consiglieri, siamo chiamati a eleggere il presidente della Commissione Cultura, la settima commissione. Abbiamo oltrepassato il guado. Andiamo avanti cortesemente. Allora, i colleghi consiglieri di maggioranza hanno il nominativo da indicare per l'elezione a presidente della Commissione Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Cultura, Sport, Edilizia Sportiva, Turismo, Comunitaria. Politiche sì. Comunitarie. Io propongo la consigliera Sofia Lupo. Ok, grazie, grazie consigliere. Procediamo quindi all'elezione del presidente di questa commissione. Botrugno Maurizio, Cataldo Lara, De Giovanni Fabiola, De Matteis Antonio, De Matteis Marco, Dell'Anna Claudio, Della Giorgia Sergio, Di Consolo Loredana, Enriquez Tonia, Faggiano Monica, Rotundo per Delega Fiore, Foresio Paolo. Ma se parlasse poco poco, Foresio, si esprimesse una volta, astenuto. Ma vabbè, astenuto. Greco Gianmaria. Lupo Sofia. Miglietta Silvia. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Panchievic Bronek. Pasquino Andrea, Poso Alessio, Quarta Colosso Luigi, Russo Luca, Russo Roberto, Salvemini assente, Signore Sergio astenuto, con 15 voti favorevoli e 9 di astensione viene eletto presidente Sofia Lupo, grazie. Buongiorno, grazie a tutti per la fiducia accordatami. Chiedo alla maggioranza se ci sono proposte per il vice sindaco. Vicepresidente, scusate. Scusate. Auguri al presidente. Comprendiamo l'emozione per il lapsus, ma io proporrei Luigi Quartacolosso alla vicepresidenza di questa commissione. Ok, grazie. Quartacolosso. Allora, Botrugno Maurizio, Cataldo Lara, De Giovanni Fabiola, De Matteis Antonio, De Matteis Marco. Dell'Anna Claudio. Davvero. Della Giorgia Sergio. Okay. Di Consolo Loredana. Di Consolo Loredana. Astenuta. Enriquez Tonia.
Fagiano Monica. Ok. Fiore Andrea Delega Rotundo. Ah, Fiore Andrea Delega Rotundo. Astenuto. Foresio Paolo. Greco Gianmaria. No, ok. Favorevole. Lupo Sofia, favorevole. Miglietta Silvia. Astenuto. No. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Pankiewicz Bronek. Pasquino Andrea. Poso Alessio. Quarta Colosso Luigi. Ecco. Russo Luca. Russo Roberto. Salvemini Carlo Maria. Assente. Ecco. Signore Sergio. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Con 14 voti favorevoli, 10 astenuti e un assente, dichiaro vicepresidente Luigi Quarta Colosso. Grazie. Grazie.
Silvia. Non hai firmato, Silvia? Su quella. Forse è finito, dammi una scusa, Antonio. Convochiamo una conferenza dei presidenti delle commissioni, io faccio una bozza di calendario e in quell'occasione decidiamo. Secondo me giovedì mattina possiamo fare. Sì, lunedì prossimo si può partire e dobbiamo soltanto concertare perché la parte politica ha proposto 5 commissioni al giorno fino a la parte tecnica dice che non ce la fanno e vorrebbero fare il venerdì, quindi è l'occasione in quel momento di concertare in modo tale da comunque... colleghi, prendiamo posto così procediamo a eleggere il presidente della 8ª commissione consiliare. Affari generali, statuto, servizi demografici, istituti della partecipazione e decentramento. Ci sono indicazioni per la presidenza? Sì, presidente, indichiamo Maurizio Botrugno. Ok, grazie. Procediamo quindi alla votazione. Pasquino Andrea. Assente. De Giovanni Fabiola. Faggiano Monica. Fragola Massimo, Enriquez Tonia, Mignone Carlo, Pagliaro Gianmarco, Greco Gianmaria, Russo Roberto, Cairo Paolo, Russo Luca, Quarta Colosso Luigi, Botrugno Maurizio, Dell'Anna Claudio, Lupo Sofia, Rotundo Antonio, Signore Sergio, Di Conso Loredana, Salvemini Carlo Maria assente, Miglietta Silvia, Della Giorgia Sergio, Gnoni Cristian, Occhineri Giovanni, Fiore Andrea, c'è Fiore Andrea?
Allora, se cortesemente quando redigete questo mi indicate chi ce le deve, perché io non vedo le presenze di 30 persone. Allora, Fiore Andrea, quindi è Fiore Andrea, delega chi? No, chi delega? Delega Toni De Matteis. No, io vedo il foglio delle votazioni, vedo. Quindi astenuto. Salvemini chi ha delegato? Cioè non è che guardo qua sopra sulle presenze e mi gioco gli occhi. Quindi delega Foresio, astenuto. De Matteis Marco? Allora, con 14 voti favorevoli viene eletto il Presidente e con 11 voti di astensione. Prego, Presidente. Grazie per la fiducia che mi avete, che avete riposto nei miei confronti. Volevo chiedervi se c'è qualcuno che si propone o un'indicazione al vicepresidente. Proponiamo Claudio Dell'Anna. Allora, la proposta per Claudio Dell'Anna. Allora, Pasquino Andrea. Per il vicepresidente. De Giovanni Fabiola. Fagiano Monica. Fragola Massimo. Enrico Estonia. Mignone Carlo. Pagliaro Gianmarco. Greco Gianmaria, Russo Roberto, Cairo Paolo, Russo Luca, Quartacolosso Luigi, Botrugno astenuto. Posso fare anche favorevole? Favorevole. Dell'Anna Claudio. Lupo Sofia, Rotondo Antonio, Signore Sergio, Di Cuonzo Loredana, Salvemini Carlo Maria, delega Foresio, Miglietta Silvia, Della Giorgia Sergio, Gnoni Cristian, Occhineri Giovanni, Fiore Andrea, delega De Matteis, De Matteis Marco. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 14 voti favorevoli e 11 di astensione è eletto Claudio Dell'Anna vicepresidente.
Grazie a Dio. Qual è l'altra? Devi firmare qua. Questo no, è scritto Bernardo Monticelli, ma sbarrala, perché non sono io. Ehi Mario. Allora, colleghi della Commissione Ambiente, alla firma, grazie.
nona commissione. Ambiente, rifiuti, igiene e sanità. Abbiamo delle indicazioni per la presidenza di questa commissione, cortesemente? Rinnovo l'invito. Prego. Propongo la consigliera Fabiola De Giovanni alla presidenza della Commissione Ambiente. Botrugno Maurizio. Cataldo Lara. Dell'Anna Claudio. Della Giorgia Sergio. De Giovanni Fabiola. De Giovanni Fabiola. De Matteis Marco. Di Cuonzo Loredana. Enrico Ezzetonia. De Matteis Toni per delega Fiore Andrea. Foresio Paolo. Fragola Massimo. Gnoni Cristian. Greco Gianmaria. Lupo Sofia. Mignone Carlo. Occhineri Giovanni. Pagliara Gianmarco. Panchievici Bronec. Pasquino Andrea. Poso Alessio. Rotundo Antonio. Cairo Paolo. Per delega di Salvemini Miglietta. Signore Sergio. Tramacero Ronzino. Allora, con 14 voti favorevoli e 11 di astensione, presidente Monica Faggiano, prego. Fabiola De Giovanni. Mi ha detto sì, mi ha detto sì. Mi dice sì. Ok, prego. Grazie. Colleghi, grazie per questa nomina. Vi chiedo cortesemente di indicarmi il nome del vicepresidente della Commissione Ambiente. Io propongo la consigliera Lara Cataldo. Procediamo con la votazione. Botrugno Maurizio. Cataldo Lara, Dell'Anna Claudio, Della Giorgia Sergio, De Giovanni Fabiola favorevole, De Matteis Marco, Di Cuonzo Loredana, Enriquez Tonia, Fiore Andrea per delega De Matteis. Foresio Paolo. Fragola Massimo. Gnoni Cristian. Greco Gianmaria.
Lupo Sofia, Mignone Carlo, Occhineri Giovanni, Pagliaro Gianmarco, Pankiewicz Bronek, Pasquino Andrea, Poso Alessio, Rotundo Antonio, Cairo Paolo, Salvemini per delega Miglietta, Sergio Signore, Tramacero Ronzino. Allora. 14. Allora, con 14 voti favorevoli e 11 astenuti viene eletto a vicepresidente della Commissione Ambiente Lara Cataldi. Abbiamo finito? No. Qual è l'altra? La decima. La saccio che abbiamo finito. Abbiamo finito questa. Sì, sì, l'ho finito questa. Dammi questa. Dai. No, 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 no. Così, diciamo, per la firma. Qual è adesso? Allora, se ci avviniamo per...
Volgiamo al termine. Commissione decima, pari opportunità, politiche di genere, disabilità, affermazione di diritti universali e non discriminazione. Abbiamo da indicare un presidente cortesemente? Sì, presidente, indichiamo Lara Cataldo alla presidenza della decima commissione. Non ho sentito, Claudio. Indichiamo Lara Cataldo. Ok, grazie. Possiamo procedere cortesemente? Allora, Tramacero Ronzino, De Giovanni Fabiola, Faggiano Monica, Fragola Massimo, Enriquez Tonia, Poso Alessio, Pankiewicz Bronek, Cataldo Lara, Russo Roberto, Cairo Paolo, Russo Luca, Quarta Colosso Luigi, Botrugno Maurizio, Dell'Anna Claudio, Lupo Sofia, Lupo Sofia, favorevole. Di Cuonzo Loredana, signore Sergio, Foresio Paolo, Rotundo per delega Salvemini, Miglietta Silvia, Della Giorgia Sergio, De Matteis Antonio, Occhineri, Gnoni Cristiana per delega Fiore, De Matteis Marco, allora, l'esito della votazione, 15 voti favorevoli e 10 di astensione. Può prendere posto la presidente Lara Cataldo. Ringrazio i colleghi che mi hanno accordato la loro fiducia e la loro stima. Sono particolarmente entusiasta di questa presidenza perché mi piace moltissimo la materia e quindi cercherò di svolgere il mio incarico con il massimo impegno perché ci tengo tanto. Grazie a tutti. Adesso, grazie. Chiedo ai colleghi di maggioranza se hanno da indicare un nominativo per la vicepresidenza di questa commissione. Sì, presidente, indichiamo Fabiola De Giovanni, grazie. Perfetto, procediamo con la votazione. Tramacero Ronzino. De Giovanni Fabiola. Faggiano Monica. Fragola Massimo. Enriquez Tonia. Poso Alessio. Pankiewicz Bronek. Cataldo Lara, favorevole. Russo Roberto. Cairo Paolo.
Russo Luca, Quarta Colosso Luigi, Botrugno Maurizio, Dell'Anna Claudio, Lupo Sofia, Di Conso Loredana, Signore Sergio, Foresio Paolo, Salvemini Carlo Maria Delega Rotundo, Miglietta Silvia, Della Giorgia Sergio, De Matteis Antonio, Occhineri Giovanni, Fiore Andrea Delega Agnoni, De Matteis Marco. Con 14 voti favorevoli ed 11 astenuti è nominata vicepresidente di questa commissione Fabiola De Giovanni. Grazie. Pronte le commissioni di controllo? Per firmare la presenza alle commissioni di controllo, grazie. Tutto bene, quel che finisce bene. Non ci tengo ai titoli, dottore, avvocato, dovete toglierlo, non ci tengo. Per niente proprio. Sono a Bernardo, ma ti c'è lì? La prossima volta non ti metto bene? Alessandra? Maurizio? Pronto? No, no, è presidente dell'ANBI e presidente del Consiglio Comunale, quindi due cose. No, no, Bernardo, solo e soltanto di questo ne stiamo parlando adesso, che stiamo facendo le commissioni con il tuo amico Antonio. Sì, mo te lo saluto, tanto mo si autonomina presidente della commissione controllo, siamo arrivati proprio a quel punto. No? Risolvimi quel problema, per favore, dell'Andos. Cioè tu mi dovevi dire che dovevi fare una ricognizione dei... Va bene, quello va bene, quello è la sera. Avevi detto l'altra volta, tu quello me l'hai detto, avresti fatto una ricognizione e... perfetto, allora se ci vediamo un attimino quando vuoi tu, mi mandi un messaggio. Un pomeriggio, e perfetto, ti mando un messaggio. No, ma Alessandra, quello che volevo dirti te, tu il pomeriggio ci sei in determinati giorni, come sei messa lì? Ti ringrazio, sei gentile, grazie, ciao, buon lavoro a te, ciao, grazie.
possiamo procedere. Allora, siamo arrivati quasi a conclusione dei lavori. Dobbiamo procedere all'elezione del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni Consiliari di Controllo. Ricordo a me stesso che alle votazioni del Presidente e dei Vicepresidenti non partecipa la maggioranza, quindi in definitiva saranno i colleghi di minoranza a indicare e a votarsi il loro presidente e il loro vicepresidente. Quindi chiedo ai colleghi di minoranza se si procede. Ah, non funzionano i microfoni? Sì, funzionano? Sì. Bene, grazie Presidente, siamo undicesima commissione di controllo. Prima di avanzare la nostra proposta mi consentirai di fare gli auguri e l'in bocca al lupo per un buon lavoro a tutti i presidenti e vicepresidenti eletti delle commissioni consiliari, con l'obiettivo naturalmente, come sapete, di lavorare tutti quanti insieme. Con alcuni di loro c'è un rapporto di amicizia e di stima reciproca da tantissimi anni, quindi l'obiettivo di tutta l'assise e di tutte le commissioni naturalmente è lavorare per la città. Propongo come presidente della commissione controllo l'onorevole Antonio Rotundo. Procediamo quindi al voto. Foresio Paolo. Di Cuonzo Loredana. Rotundo Antonio. Signore per delega Salvemini. Miglietta Silvia. Della Giorgia Sergio. De Matteis Antonio. Occhineri. Gnoni per delega Fiore. De Matteis Marco. Con 10 voti favorevoli viene eletto presidente della undicesima commissione consigliare Antonio Rotundo. Prego. Procediamo col vicepresidente, che mi pare sia... Sì, propongo vicepresidente il consigliere Giovanni Occhineri, grazie. Va bene, si propone di eleggere Occhineri. L'elenco dei cosi, l'elenco di chi deve votare, della minoranza soltanto? Li dobbiamo leggere, li dobbiamo trovare.
Va bene, allora. Allora, Paolo Foresio. Di Cuonzo, Loredana. Rotondo Antonio, favorevole. Salvemini, delega signore. Favorevole. Silvia Miglietta, favorevole. Della Giorgia Sergio, De Mattesi Antonio, Occhineri Giovanni, astenuto. Fiore Andrea, delega Gnoni, De Mattesi Marco. Con 9 voti favorevoli, un astenuto, e eletto vicepresidente l'ingegnere Occhineri. No, questo è il presidente del consiglio. Vabbè, poi la facciamo.
Allora, adesso abbiamo veramente quasi concluso la giornata. Siamo arrivati finalmente alla 12ª commissione consiliare. Controllo della gestione degli strumenti di programmazione previsti dallo statuto. Anche per questa commissione il regolamento dispone e statuisce che partecipano al voto soltanto le minoranze. Quindi a questo punto chiedo alle minoranze di indicare il presidente di questa commissione. Presidente, chiediamo la nomina del consigliere Antonio Mattesta alla 12ª commissione per il controllo della conformità degli atti allo statuto e ai regolamenti dell'attuazione di questi ultimi. Grazie. Grazie, grazie. Allora procediamo. Rotundo Antonio. Signore Sergio. Di Cuonzo. Salvemini delega Foresio. Miglietta Silvia. Della Giorgia Sergio. De Matteis Antonio. Occhineri Giovanni. Fiore Andrea. Fiore Andrea. Delega, delega. Gnoni. Delega Gnoni. Mannaggia, miseria, mannaggia. De Matteis Marco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 10 voti favorevoli viene eletto presidente Toni De Matteis. Prego. Grazie a tutti, procediamo velocemente all'elezione vicepresidente. Prego, chi... Proponiamo come vicepresidente la consigliera Loredana Di Cuonzo. Grazie. Bene, procediamo al voto. Procediamo al voto. Rotundo Antonio. Sergio Signore. Loredana Di Cuonzo. Salvemi delega Foresio. Miglietta Silvia. Sergio La Giorgia. De Matteis Antonio favorevole. Occhineri Giovanni. Fiore Andrea delega Agnoni. Cristian, De Matteis Marco, con 10 voti favorevoli e un astenuto, viene eletta vicepresidente della commissione 12ª la consigliera Loredana Di Cuonzo. Firmo io, no? Sì, sì, sì. Allora, soltanto un secondo. La prossima settimana, salvo modifiche, dovrebbero intervenire in questa sala per, tra virgolette, soddisfare l'istanza delle minoranze per le postazioni, in quanto io mi sono adoperato perché ciò avvenga in tempi ragionevoli. Detto ciò, se dovesse essere confermato come probabile, io devo dare un'indicazione di una data per operare qui e fare questi interventi in natura tecnica. Ciò significa che per quel giorno non ci saranno le commissioni, a meno che d'intesa tutti quanti decidiamo di tenere la commissione di quel giorno nella vecchia sala, senza streaming e senza niente. Siccome in altre occasioni mi è stato posto il problema delle registrazioni e quant'altro, e oggi siamo tutti qua presenti, sì, siccome noi lo stiamo facendo, possibile Paolo, venerdì. Stiamo facendo, Paolo, scusatemi, nei prossimi giorni la conferenza dei presidenti di commissioni unicamente anche al dirigente, per trovare quella che è la soluzione migliore per tutti e coniugare le esigenze politiche con quelle degli uffici. Quindi se dovesse, tra virgolette, emergere qualche difficoltà, io vi dico,
ditemi quale giorno, se voi mi dite venerdì prossimo, io gli dico venerdì prossimo, in ogni caso se poi quel venerdì ci dovessero essere le commissioni o si fanno altrove d'accordo con tutti o non si fanno, va bene? D'accordo? C'è parte, anche se è stato il microfono soltanto, i microfoni passano da soli. Non c'è la registrazione, chiaramente. Grazie. Figurati.